Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Marco 16, 16. In questa semplice, ma al tempo stesso straordinaria affermazione di Gesù è scritto tanto, è racchiusa la vita futura, reale e vera, il destino di ogni essere umano. Si tratta di tre piccole frasi strettamente collegate l'una all'altra, che rappresentano l'essenziale cammino dell'uomo del mondo per la terra promessa, il regno di Dio. Chi ha creduto? E viene facile la domanda, cosa? A chi? Gesù ci risponde immediatamente, chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3,36. Ed è stato battezzato. Chi crede in Gesù consapevolmente e coscientemente decide di battezzarsi per attestare coraggiosamente davanti a Dio, al mondo e agli angeli del cielo la sua ferma intenzione di voler fare la volontà di Dio. Egli confessa di essere un peccatore e si avvale istantaneamente della grazia di Gesù che con la sua vita spezzata alla croce ha pagato il prezzo del peccato. Sarà salvato. Sì, l'uomo della terra è malvagio, è peccatore per gli effetti del peccato di origine di Adamo ed Eva, nostri progenitori. Tale condizione porta al fuoco eterno dell'inferno. Gesù prendendo su di sé il nostro male, ci purifica per immersione totale in acqua in età della ragione e secondo il suo esempio citato in Matteo 3, 14, 15 e ci salva aprendoci le porte del cielo. Nel Salmo 37, 5 troviamo un versetto simile a quello citato. Rimetti la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli opererà. Rimetti la tua sorte nel Signore equivale a credere. Chi ha creduto? Confida in Lui equivale all'immergersi completamente in Lui ed è stato battezzato. Ed Egli opererà equivale a lasciargli operare la nostra salvezza. Sarà salvato. Il Signore non ci nasconde la conseguenza della mancanza di fede nella sua parola, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Marco 16, 16. Conclusione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, gli apostoli. Mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Ebrei 2, 3, 4. Confidiamo in Gesù, nostra viva speranza. Fuggiamo il male, facciamo il bene, preghiamo per tutti, benediciamo tutti. Amen. Gioia. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Tanto grandi più del cielo su di noi e ora siamo nella gioia. Siamo uniti l'uno
colpisce la sua grazia, perché so che non meritavo nulla. Così giorno dopo giorno salirò verso il cielo e la sua gloria. Grandi per noi e non siamo nella gioia.